Buonasera a tutti dal TG6. Questa è un'edizione straordinaria del nostro notiziario, nella quale seguiremo in diretta le ultime fasi della vicenda giudiziaria di Silvano Mussachetti. In questo momento siamo in diretta dal carcere di San Vittore. Vediamo le auto della polizia che condurranno Mussachetti all'ospedale di Monza. Qui verrà eseguita la sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Milano lo scorso 20 luglio. Questo è un momento drammatico, ma rilevante per la storia del nostro paese. Dopo mesi di accese polemiche assisteremo alla concreta applicazione della legge 455 del 2006. Tale provvedimento, in vigore dal 1 marzo dello scorso anno, è previsto per casi di omicidio premeditato, strage e concorso in atti terroristici. Ricordiamo che questa legge ha suscitato numerose polemiche tra i banchi del Parlamento all'atto della sua approvazione. Anche all'interno della società civile è aperto un acceso dibattito dovuto ai dubbi tuttora irrisolti sul reale svolgimento dei fatti. Silvano Mussachetti è nato a Monza 29 anni fa, ha vissuto a Milano e poi a Torino, dove è stato segnalato numerose volte per episodi di piccola entità. Nel 2002 fa ritorno a Milano e va a convivere con Nadia Argenti. Pochi mesi dopo la fine della loro relazione, viene incriminato del duplice omicidio della ex compagna e del nuovo convivente, Angelo Pegorari. Stamane, il Presidente della Repubblica, in un comunicato ufficiale, ha espresso il proprio sostegno alla famiglia Mussachetti. Eccole, non hanno nemmeno voluto la ricetta. L'hai già visto? No. Siamo ora in linea con l'inviato dall'ospedale di Monza, col quale ci collegheremo più volte nel corso della serata. Quello che vedete ora è il reparto dove è stata allestita la stanza per portare a termine la procedura. Non sappiamo ancora quanto i nostri operatori saranno potuto riprendere. No. Le uniche immagini che con certezza vi proporremo saranno alcune istantanee, riprese dal circuito interno dell'ospedale. Dormi. Attenzione, ci comunicano che il convoglio di auto dal carcere di Milano è giunto in questo momento alle porte dell'ospedale. Possiamo vedere un gruppo di giovani che manifestano il loro dissenso. Un passo falso per alcuni, un martire per altri, il dissenso della Chiesa, ma queste sono solo chiacchiere. La realtà è un altro uomo che muore. Ora Mussachetti verrà ascoltato da un agente a volto coperto all'interno della struttura, dove un funzionario del tribunale notificherà l'applicazione effettiva della sentenza. Esprimerà a gran voce il loro disprezzo verso coloro che hanno voluto tutto questo. Voglio vederlo. Basta! Voglio vederlo. Basta! Basta! Voglio vederlo. Però prendi questa. Grazie. Grazie.
Torna a dormire.